La sfilata con tanto di bandiera tricolore verso il campo principale in terra rossa del Circolo Tennis Gubbio è stato il perfetto preludio della finalissima della settima edizione degli internazionali ITF World Tour Città di Gubbio Memorial Francesco Ledda da $15,000 di montepremio. Protagonisti principali i due finalisti, il 24enne romano Gabriele Pennaforti e il 22enne fiorentino Samuele Pieri, con tanto di inno di Mameli ad aprire l'atto finale. The faster we're falling, we're stopping and stalling, we're running in circles again. Just as things were looking up, you said it wasn't good enough, but still we're trying one more time. Pennaforti contro Pieri, terzo contro settimo del seeding di fronte dopo una settimana in cui entrambi hanno compiuto un percorso eccelso. Pennaforti ha eliminato nel primo turno con un doppio 6-2 Nicola Rispoli e in quello successivo Giulio Perego 6-3-6-1. Quindi nei quarti ha regolato Matteo De Vincentis 6-2-7-5 per poi superare in semifinale Alessandro Pecci, ritirato per infortunio sul punteggio di 1-1. Pieri invece ha superato in 3 set prima Piero Marino e poi Niccolò Ciavarella tra primo e secondo turno, battuto ai quarti con un doppio 6-3 Gabriele Marianoce per arrivare in semifinale dove aveva dinanzi Josip Simunza, autore di un torneo di altissimo livello. E difatti il croato a portarsi in vantaggio 6-3, poi con lo stesso punteggio Pieri conquista i due successivi set che valgono l'accesso alla finalissima. When really it's closer than it is too far. E poi la cornice di pubblico, uno spettacolo nello spettacolo, che ha fatto contare nella settimana di torneo e prima ancora nell'Open di qualificazione complessivamente migliaia e migliaia di spettatori nella struttura di via Leonardo da Vinci, sublimando il notevole e prezioso lavoro portato avanti nel corso degli anni dal Circolo Tennis Gubbio, con suggestive serate ludiche ed enogastronomica a tema e una capacità di accoglienza continua per i tanti ospiti, come dimostra l'apprezzata area Food and Drink. Un torneo che ha visto il successo nel doppio del tandem Leonardo Malgaroli e Giulio Perego nella finale contro Alessandro Coccioli e Lorenzo Lorusso, con il duo vincitore che in semifinale aveva avuto la meglio in due combattutissimi set di Samuele Pieri e di Andrea Militi-Ribaldi. E proprio Leo Gubino è stato piuttosto sfortunato, con il KO in 3 set con Niccolò Ciavarella nel primo turno del singolo e l'escalation sino alle semifinali del doppio, per un processo di crescita che prosegue per il classe 1999.
Probabilmente ci si attendeva qualcosa in più dai due sudamericani che guidavano il main draw. Il peruviano Nicolás Álvarez, subito out al primo turno per mano dell'ottimo De Vincentis, e il numero uno del seeding, l'argentino Valerio Aboian, fermato da Pecci ai quarti. L'atto finale ha visto però affrontarsi i due giocatori che per merito hanno dimostrato maggior continuità e uno stato di forma ottimale nella settimana eugubina, con Pennaforti che sin dei primi scambi ha subito impresso il proprio marchio sulla partita e sul titolo. 6-0 il primo set per il tennista romano, che poi ha coronato il trionfo con il 6-2 nel secondo. Pieri deve così rimandare l'appuntamento con il primo titolo in carriera, ma i punti accumulati vedono il toscano ora 719esimo nella classifica ATP, mentre sale in 452esima posizione Pennaforti, che ha peraltro origini assisane, che alza così il secondo trofeo ITF in carriera dopo quello vinto nei 15.000 di Forlì nel settembre dello scorso anno. Così, tra gli applausi scroscianti del foltissimo pubblico presente al circolo eugubino, è stato il momento della premiazione, dove primo e secondo classificato hanno ricevuto eleganti ceramiche confezionate da Botteghe CAF, per poi passare ai saluti finali, coordinati dal direttore di Umbria TV, Giacomo Marinelli Andreoli, a cui hanno preso parte il sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, il presidente del circolo tennis Gubbio, Riccardo Capannelli, il presidente FTP Umbria, Roberto Carraresi, il direttore del torneo, Luca Ceccarelli, il presidente del circolo tennis Cantiano, Vincenzo Padovani, e i rappresentanti dei principali sostenitori dell'evento, Avvera CSF Group, Colabeton, Romeo Auto e Tecno Service. Quindi commiato conclusivo da parte di tutto lo staff del circolo tennis Gubbio, con appuntamento rimandato al 2025. Ma riviviamo ora la serata finale, con le parole del vincitore Gabriele Pennaforti, del secondo classificato Samuele Pieri, del presidente regionale FTP Roberto Carraresi e del direttore del torneo Luca Ceccarelli. Pur sempre una finale, e lui comunque poteva, tra virgolette, risuscitare da un momento all'altro, quindi sono stato molto attento perché sapevo che la partita poteva riaprirsi appunto da un momento all'altro, e niente, sono contento. Mi sono trovato bene con tutti, da ristorante all'incordatore a tutte le persone che lavorano qui, e lo testimoniano appunto anche il mio benessere in campo, e niente, ottima organizzazione e sono contento. Ero molto teso stasera, era la prima finale della carriera, quindi diciamo fa esperienza come tutto, e quindi cerco di prendere le cose positive che ci sono state. La reazione a inizio secondo set penso sia una cosa molto positiva. Per il resto spero di crescere, comunque mi sento già molto più, diciamo, cresciuto e migliorato sotto questo punto di vista. Quindi dai, nonostante stasera, sono contento della settimana. L'organizzazione penso sia unica, perché qui davvero ci fanno sentire a casa tutti i giocatori dal primo all'ultimo, e questi ragazzi sono fantastici, disponibilissimi, quindi qui si sta benissimo e niente, questo. Sì. Assolutamente, produce tantissima attività, questo è di livello, 4 tornei internazionali, questo di Gubbio c'ha un fascino particolare perché il coinvolgimento praticamente di un'intera città, di un'intera comunità intorno a un torneo, una manifestazione sportiva che per noi fortunatamente è quella del tennis e che sta dando tante soddisfazioni. Quindi il livello del Montepremi è comunque un livello accettabile, è di ingresso per i giovani che possono fare esperienze. Gli auguriamo a questo circolo di poter anche salire, perché ne hanno le capacità, le possibilità, e ovviamente con tutto questo entusiasmo ovviamente c'è un interesse maggiore. Quindi ancora agli amici del circolo tennis Gubbio un grande grazie per aver offerto una manifestazione importante nel nostro territorio. Da domani inizia allo Junior Perugia l'altra manifestazione, la terza di questo anno, dopo averlo ospitato l'ATP al Tennis Club Perugia, e poi ci sarà sotto il periodo di Ferragosto al Tennis Club Tor di un altro torneo. Quindi veramente un torneo dietro l'altro, che danno la possibilità a tutti gli appassionati di assistere ad incontri di altissimo livello, soprattutto di ragazzi in questo caso volenterosi di crescita, e queste ne sono le possibilità, e le hanno le possibilità nel nostro territorio, la cosa importante, quindi non devono andare tanto lontano per cominciare a prendere i primi punti. E poi quindi
quindi questo fa parte di quel meccanismo chiamato Sistema Italia che sta dando i tanti risultati. Il Sinner non è venuto a caso, al di là della sua bravura ovviamente c'è tutto un movimento dietro dato anche dall'organizzazione dei tornei sul territorio che fanno una grande e danno una grande importanza. E colpisce, poi arrivi alla fine del torneo che sei un pochino stanco, te e tutto lo staff organizzativo, e questa cosa un po' rigenera, vedere 500 spettatori più o meno che grimiscono allo stadio del Circolo Tennis Gubbio, insomma è una bella soddisfazione. Tecnicamente è stato un torneo in linea con gli altri, noi abbiamo un montepremi di 15.000 euro e diciamo questo crea un livello tipico di questi tornei. Abbiamo provato da un paio d'anni a fare un upgrade del torneo a 25.000, spero che il prossimo anno ce lo permettano perché tutta questa gente merita anche di vedere magari un livello ancora maggiore di quello che abbiamo visto quest'anno e negli altri in passati. In realtà danno un contributo estremamente proattivo, gestiscono le loro attività in maniera autonoma e quindi sgravano tantissimo il compito di chi poi organizza il torneo. Questo è un torneo che viene gestito in maniera amatoriale. Senza la partecipazione attiva di tantissima gente sarebbe impossibile da portare avanti, quindi assolutamente grazie a tutti loro.